Ciao a tutti, sono Alessio De Simone. Registro questo piccolo video perché mi è stato chiesto di fare un tutorial su uno dei miei ultimi groove. E quindi adesso prima vi farò vedere il groove in questione, dopodiché cercherò di farlo a rallentatore e farvi capire quali sono i movimenti che vi possono portare a realizzare questo groove che è stato preso, diciamo, in prestito dalla musica drum and bass. Il groove è questo qui. È un groove abbastanza veloce e si può eseguire, diciamo, lasciando la mano sinistra anche sulla parte superiore dello strumento. La mano destra invece prevede l'utilizzo di tre dita differenti, almeno io lo faccio con queste tre dita. E se dovessi farlo rallentatore per farvi vedere i movimenti sarebbe così. Quindi diviso in due parti, c'è una piccola pausa in mezzo e quello che faccio io è utilizzare queste due dita come martelletto sul ding per appunto dare un po' di velocità e un po' di ritmo al groove. Adesso lo rifaccio, prima molto lento, poi un po' più veloce e poi a velocità normale. Prima parte, pausa, seconda parte. Quello che fa la mano sinistra invece è andare sull'offbeat, diciamo, quindi nel mio caso, se dovessi spiegarvelo, segue un po' quello che fa la mano destra, ma sulle altre battute, quindi a me viene naturale. Per voi cercate di fare questo esercizio con la mano destra e poi applicare la mano sinistra lasciandola sempre appoggiata qui sopra il ding, oltre al ding, e vedere cosa vi viene fuori. La velocità normale di nuovo. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, abbastanza d'aiuto. Fatemi sapere che ne pensate. Ciao a tutti, un abbraccio.